Chi ti paga di più per quello che vendi? Chi è disposto a darti i suoi soldi prima e senza fare tante storie? Questa è una domanda veramente importante, perché il processo per diventare un'azienda ricca e sana passa anche e soprattutto dalla qualità del fatturato che butti dentro. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, io sono Enrico Cecchini, responsabile dei SaaS del web. Il nostro lavoro è aumentare il fatturato dell'azienda grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura. E oggi vediamo un aspetto importantissimo di questo metodo che, mi rendo conto, è un po' una rivelazione per tanti imprenditori e imprenditrici con cui parlo, di persone nelle consulenze o che lavorano con i miei ragazzi nel laboratorio. Perché? Diciamo che fondamentalmente il lavoro di noi SaaS non è solo portare dentro nuovi clienti, portare dentro altro fatturato. Ok, il fatturato è un dato che può essere molto sporco. Quello che veramente conta è l'utile, cioè i soldi che finiscono nelle tue tasche alla fine della fiera. Ok, fine anno, quanto è entrato, quanto è uscito, quello in soldoni sporchi è l'utile. Ok, l'obiettivo del lavoro dei sarti, perché altrimenti poi tu non continueresti a pagarci, è che questo utile moltiplichi nel tempo. Ok? Questo non può succedere se ti comporti come la maggior parte delle piccole e medie imprese là fuori, perché la maledizione di tutte le piccole aziende è sempre pensare: io non sono nessuno, c'è la crisi e quindi devo accettare chiunque, se non accetto chiunque fallirò, e questo è un grossissimo problema, è un limite alla crescita della tua azienda, alla crescita del tuo fatturato. Perché se ci pensi bene, ok, alla fine della puntata capirai che le aziende non falliscono per la crisi, ok, non falliscono per problemi bancari, politici o geopolitici o economici. Le aziende falliscono perché non sanno con chi stanno lavorando. È un qualcosa, è un problema che è comune anche in grandi aziende, e oggi voglio mostrarti perché con due esempi molto famosi, uno recente, uno un po' meno, ma che ci te guarda molto da vicino. E poi vediamo un attimo che cosa intendo con questo concetto e cosa puoi fare tu nella tua azienda per scegliere i migliori clienti. Allora, il primo caso di cui ti voglio parlare è il caso della Bud Light. Bud Light è una birra americana, che è salita alla ribalta qualche tempo fa perché ha fatto uno spot pubblicitario con un influencer transgender, tal Dylan Mulvaney. Quindi hanno scelto questo personaggio per una campagna pubblicitaria ed è stato un casino. La vicepresidente del marketing, Alyssa Hennessy-Shade, se l'ho pronunciato bene, si è messa in aspettativa perché ovviamente si è presa un sacco di schiaffi. Il titolo è sceso del 26% in borsa, così come le vendite. Un macello. Cioè, questi hanno associato il volto di una influencer transgender, quindi un uomo che ha fatto transizione da uomo a donna, e il pubblico ha reagito malissimo. Hanno reagito male sia comunque tutti gli esponenti politici che sono contro questo tipo di narrazione. Occhio, no, non scendiamo in discorsi politici o culturali o di valori. Qui si parla di un'azienda che fa fatturato e aumenta i suoi soldi. Voglio solo farti capire che cosa è successo. Fermo poi due episodi totalmente opposti, quindi apri bene le orecchie perché è anche un po' difficile capire che cosa è successo. Quindi la Bud fa questa benedettissima campagna pubblicitaria e ha scoperto di avere un target, un pubblico estremamente omofobo. Cioè, ha cercato di rifare il proprio marchio, di attirare nuovi segmenti di pubblico facendo una sponsorizzata, una pubblicità, una campagna pubblicitaria totalmente fuori dalle aspettative dei suoi clienti. L'azienda è veramente nei casini, stanno fioccando ovviamente ovunque riprove di questa cosa. Ho letto questo articolo, un influencer ha offerto della Bud Light gratis a un concerto e nessuno l'ha presa, cioè è rimasta nei frigo. Ok, quindi birra fresca a un concerto, nessuno l'ha avuto. Hanno preso le altre marche, tutta la Bud Light è rimasta lì, perché si può pensare che la gente non vuole essere visto in giro con quella cosa in mano, perché quella persona che normalmente beve quella birra ha ribrezzo, ha una repulsione nel farsi vedere con quel prodotto, perché ormai è associato un certo volto, una certa situazione. Altra cosa che è successa, che mi ha fatto molto molto pensare, è nata la ultra right beer. Ok, ultra right sta per un concetto di destra americano. In pratica hanno fondato una birra di estrema destra nata solo per cavalcare l'onda di questo casino, di questa confusione, e ha avuto un boom di vendite. In appena 15 giorni sta arrivando al milione di dollari di vendite. Tu pensa, apri una cosa nuova, cominci a venderla e fai quasi un milione di fatturato in 15 giorni. Le vendite stanno continuando ad andare perché si è collegato a un concetto mentale, valoriale, un certo prodotto, e questo nell'onda dell'interesse sta vendendo a manetta.
Perfetto, e questo era un caso in cui veramente mi sono messo le mani nei capelli quando ne ho sentito parlare, perché potevo farla anch'io tranquillamente senza neanche aprire Google una ricerca. Se il tuo pubblico è il redneck, ok, è un termine che indica il contadino americano, la persona che sta non in città, nei sobborghi, sta fuori, no? Nell'enorme territorio che è l'America, perché l'America è vastissima, è gigantesca, no? Te vedevo, l'Italia starebbe tutta intera dentro i grandi laghi americani, quindi l'America è enorme, grandissima. I suoi 300 milioni di abitanti sono sparsi ovviamente su territori vasti, molto vasti, e molto lontani dalle città progressiste e più piene di vita, piene magari di concetti più avanzati. Hanno totalmente cannato il loro pubblico e ne hanno ricevuto un enorme danno economico e d'immagine. Ok? Non si sa se la Bud Light si riprenderà da questa cosa, vedremo quali saranno le sue mosse in futuro. Sicuramente sarà molto difficile, perché la concorrenza ha preso al balzo l'opportunità e ha fondato un marchio che sta solo marciando su questa cosa per guadagnarci, quindi potrebbero esserci dei grossi problemi per questa marca. Il secondo caso invece è tutto italiano, torniamo indietro di parecchi anni perché siamo nel 2013. Guido Barilla, il titolare di Barilla, viene intervistato dalla Zanzara, il programma radiofonico che ovviamente cerca sempre di fare un po' di bagarre, no? Fa domande scomode, chiama la gente solo per litigare, cose di questo tipo, e chiede al titolare di Barilla: ma lo facciamo uno spot con una famiglia omosessuale? E il titolare di Barilla dice: no, noi siamo per la famiglia tradizionale, cose del genere noi non le facciamo. È stato un casino. Come vedi, a livello di valori siamo in una situazione totalmente contraria. Titolare contrario al discorso omosessualità sì, che dice: no, la nostra azienda è un'azienda tradizionale, noi siamo per la famiglia tradizionale. È venuto fuori un polverone, una montagna letteralmente di sterco su tutta l'azienda. Barilla è stata costretta a fare immediatamente dietro front, a chiedere scusa, ed è venuto fuori un lungo percorso in cui la Barilla si è aperta tantissimo a questi concetti, in americano si dice woke, di risveglio, fino ad arrivare a oggi, dove la Barilla ha preso come testimonial Paola Egonu, abbastanza famosa perché è un'atleta bravissima, italiana, nera e omosessuale, quindi ha un sacco di elementi contrari a una narrazione conservatrice che possiamo avere in Italia, che attualmente è anche al governo. Come vedi, sono due casi totalmente diversi. La Bud Light si è avvicinata a questi concetti ed è stata respinta con forza, ne ha avuto un grande danno. La Barilla ha cercato di rimanerne fuori e ne ha avuto un grande danno di immagine, ma ha fatto dietro front, ci si è immersa totalmente. Ragazzi, la Barilla sta benissimo, è fra le 100 migliori aziende al mondo, ok? Al mondo, con un fatturato di 3 miliardi e 936 milioni inutile, ok? Quindi sta benissimo, sta benissimo. Non è che avvicinandosi a questi concetti ne ha avuto un danno, ne ha avuto un vantaggio. La stessa cosa, ma le due situazioni sono diverse, perché la Bud Light non sapeva di avere un pubblico omofobo, Barilla non sapeva che la maggior parte del suo pubblico è pro questi concetti. Poi, a parte che la famiglia omosessuale o l'omosessuale in generale, da numeri, ok ragazzi, da numeri, è una famiglia più ricca. Te lo volevo dire, però da numeri è così, sono persone in genere più acculturate, che hanno posti di lavoro migliori, eccetera eccetera, tutta una serie di situazioni che non sto qua a specificare. Sia la Barilla che la Bud non hanno capito, non hanno visto la loro situazione in cui erano, cioè persino queste grandi aziende, queste grandi realtà da svariati milioni, milioni di miliardi di euro, non sapevano chi era il loro pubblico, chi era il loro cliente. Ok, quindi rendiamoci conto che se non lo sanno queste multinazionali, probabilmente non lo sai neanche tu. Ed è un problema, perché questa ignoranza ti porta a fare cose a caso che abbassano i tuoi guadagni in maniera drastica. Tu in questo momento hai lo stesso problema che hanno tutte le piccole e medie imprese, l'incapacità di attirare buoni clienti. Ora, mettiamo da parte questi casi di cui abbiamo parlato, che ci servono a capire un discorso molto importante a cui torneremo entro fine della puntata. Torniamo sul concetto che devi attirare ottimi clienti. Tu non sai chi sono i tuoi clienti, ma soprattutto non sai chi dovrebbero essere. E qua in genere incontro un bel muro mentale in tutti gli imprenditori e imprenditrici con cui parlo, perché a parole è facile, ma da capire il concetto ci vuole un pochettino, ok? Dobbiamo partire da una situazione base. Noi in azienda siamo pochi,
tutte le piccole e medie imprese in azienda sono meno di quanto sarebbe meglio essere. Sempre. Ci sono aziende fatte da una sola persona, aziende fatte da una, due, tre collaboratori, quali a partita IVA, qualcuno a progetto, qualcuno a tempo determinato, indeterminato, quelli che sono a tirocinio, eccetera. Siamo comunque meno, siamo sempre meno rispetto a quanto servirebbe per fare bene il nostro lavoro. Quindi va da sé che tutte le aziende là fuori hanno poche cartucce da sparare, passami il concetto militare, ok? Abbiamo pochi colpi di caccia, non il concetto di caccia, per prendere la nostra preda. Se tu spari 10 colpi, prendi 10 pessime prede, hai finito i colpi, non puoi tirarne fuori altri. Tu hai riempito i tuoi slot con pessimi clienti, lavori e non solo non guadagni, sei in perdita. Questa è la situazione che vediamo fuori noi startup del web in continuazione. Vi faccio un esempio proprio basilare, estremamente basilare. Facciamo finta che tu sia un barista, ok? Che poi questo esempio possiamo riportarlo a liberi professionisti di alto calibro come dentisti, avvocati, a consulenti, a piccole imprese che vendono al dettaglio o che producono, ma anche da svariati milioni di euro di fatturato, perché alla fine la produzione ha questa regola qua, che è esattamente come ti dico io per il barista. Tu quanti caffè al giorno puoi fare se sei un barista, ok? C'è un numero limitato di azioni che puoi fare nella tua azienda, ok? Facciamo finta che il numero limitato sia 100, per fare proprio un numero tondo, no? Riesci a fare 100 clienti. Questi 100 clienti ti danno un euro a testa, quindi tu hai fatto, per fare un numero tondo, 100 euro. Ma quello che succede in genere è che in realtà le spese sono 110. Quindi 100 hai incassato, 110 hai speso, sei a meno 10. Questo è il motivo per cui la maggior parte delle imprese si trova a fine anno a dire cazzo, dove sono i miei soldi? Eppure io ho lavorato, eppure io ho fatto, ho preso persone dentro, ho erogato il mio prodotto servizio, ho ricevuto i bonifici, ma non abbiamo tenuto conto dell'aspetto spesa in totale. Ma ti voglio fare un altro esempio. Se tu, siamo sempre limitati su quel 100, no? Quelle 100 slot, quelle 100 cartucce che hai, ma il 50% dei tuoi clienti ti paga 2 invece che 1. Ecco che improvvisamente prendiamo 150. A parità di spese, 150 meno 110, hai un utile di 40. Ok, è cambiato totalmente, ti sei concentrata nel migliorare solo il 50% di quei clienti che puoi fare in quel determinato spazio di tempo, ed ecco che da perdita sei andata inutile. Ti faccio un altro esempio ancora, immaginiamo di avere sempre su questi clienti il 50% ti paga 1, il 30% ti paga 2, il 20% ti paga 3. Ecco che hai incassato 170. Spese 110, incassato 170, abbiamo un utile di 60. Anche se le spese si fossero un po' alzate perché hai dovuto migliorare un po' il tuo prodotto o servizio e sono salite, che ne so, a 120, hai comunque più utile del primo e del secondo caso, perché ci siamo concentrati nel migliorare la persona che è entrata a riempire gli slot limitati che noi abbiamo. Questo è un problema che riscontro in tutti. Parlavo per esempio con un dentista e lui diceva: Enrico, io vorrei fare di meglio, ma non posso attirare nuovi clienti. Ho già le poltrone piene. Tutti noi abbiamo un numero limitato, ok, di servizi che possiamo dare, di prodotti che possiamo erogare. Quanti pacchi puoi spedire al giorno? Quante consulenze puoi erogare? Quante volte devi prendere la macchina e andare in un dato posto o fare un qualcosa col cliente? Il tempo è limitato, il tuo, dei tuoi collaboratori, quindi gli slot, quelli rimangono, possiamo lavorarci un pochettino, magari migliorare qualche procedura, ti giuro che si può fare, ok? Però diciamo che gli slot, a meno che non prendi altre persone, ma lì poi si alzano le spese, quindi la prima cosa su cui dobbiamo concentrarci con un'ottima campagna di comunicazione online è attirare migliori clienti, ok? Diciamo che poi un'azienda non è semplicemente, ho fatto l'esempio banale del bar, il bar non è semplicemente dare il caffè, è tutte le azioni che comprendono aprire e gestire un bar, compreso fare lavastoviglie, compreso pulire il bagno, compreso parlare con i fornitori, andare in banca, il commercialista, tutto è bar, tutto è l'azienda e tutte le sue azioni. Quindi capisci che non è solo servire il cliente, il tempo è limitato perché ed è poco quello che possiamo dare al nostro potenziale cliente, perché ci sono tante altre cose da fare di cui dobbiamo tenere conto. Okay, quindi già che hai poche persone, o sei da solo, sei da sola, o hai poche persone con te, già dobbiamo stare molto attenti a come il nostro tempo viene impiegato. Quindi in genere la prima cosa da fare è capire quanti posti hai,
quanti slot ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno hai a disposizione per lavorare bene senza ammazzarti. Ok, questo è proprio un numero che dovresti tenere, dovresti sempre avere di fronte a te, di fronte agli occhi, perché poi ti dice, è un dato su cui possiamo basarci per capire, ok, quanto fatturato vuoi? Quanto vuoi crescere con la tua azienda, quante persone possiamo mettere dentro, quanto spazio abbiamo di manovra, eccetera, eccetera. Questa, ragazzi, è matematica molto, molto, molto semplice. Solo che non ci insegnano a capirle queste cose. Io ho dovuto impararle da zero. E in genere si dice, voglio altri clienti, quanti? 100, 200, 300, ma poi li puoi gestire. Un'azienda cappotta. Ho visto con i miei occhi un ristorante chiudere con i miei occhi perché aveva fatto troppi Groupon, ti ricordi Groupon al tempo, e si è ammazzato perché ha venduto più Groupon di quanti poteva offrirne, è andato in perdita con tutti, non aveva più spazio per i clienti normali, ha chiuso, a Padova è successo, e fu molto triste vedere. Questo è quando sbagli nel comprendere che azienda hai sotto le chiappe, e ogni situazione è diversa, ogni azienda è diversa, perché cambia il luogo in cui sei, il modo in cui fai le cose, in cui le eroghi, in cui le prepari, il modo in cui tratti il cliente. Quindi se tu mi chiedi, ok, perfetto, ho un negozio che vende biciclette, quanti slot ho? Ragazzi, non posso. Ci vuole un'analisi approfondita. Se vuoi che ti diamo una mano sul capire qual è la tua situazione e qual è il numero di partenza, poi per applicare tutto il resto del discorso che faremo, vai su isartedelweb.it/tutor e prenota una consulenza con una ragazza, un esperto di comunicazione online, che ti darà tutte le informazioni necessarie. Ti diremo cosa faremmo se la tua azienda fosse nostra. Proprio come se fossimo noi accanto a te, ai tuoi soci, per darti la direzione giusta per aumentare il tuo fatturato e stare bene, aumentare anche l'utile, non ammazzarti e strozzare quelli che sono i tuoi guadagni. Quindi, che cosa succede? Succede che abbiamo anche una differenza fra cliente e cliente. Questo è un concetto importante che va compreso, perché in genere quando dico a una persona manda via quel cliente, la persona va in panico. Ho perso un cliente, ho perso fatturato. No, hai perso una rottura di cazzo. Hai perso un numero negativo di fatturato. Cioè, se io ho un ristorante, quel tavolo, ok, se ci va una persona che prende la pizza e un'acqua, o una persona che prende antipasto, pizza, contorno, dolce, caffè e magari una bottiglia di vino, ragazzi, il guadagno è totalmente differente. È totalmente differente quello che lo stesso tavolo, lo stesso slot di tempo, materiale, fisico e tutto il resto mi ha dato, mi ha messo nelle casse. C'è anche se prendi due clienti, no? Che ti pagano la stessa cifra. Ok, sto proprio cambiando un altro esempio, okay, a non confonderti, perché questo va fatto. Abbiamo fatto l'esempio quindi del tavolo del ristorante. Una persona che paga di più, una persona che paga di meno, c'è abbastanza chiaro, no? È meglio quella che ha pagato di più, perfetto. Però anche se prendiamo dentro due clienti, cliente X e cliente Y, ok? Ed entrambi ci danno la stessa cifra, che può essere 100, 1000, 2000, 100.000, 500.000, ok? La stessa cifra a parità di cliente e di servizio, ha comprato anche la stessa cosa, possono essere due persone totalmente differenti. Ok, li mettiamo accanto e ci rendiamo conto che la qualità del fatturato che è entrata è completamente sballata. Immaginiamo che il primo firma un contratto, fa la sua transazione, aspetta, gli arriva la merce, prodotto o servizio che sia, è contento, perfetto, a posto. Ci salutiamo, amici come prima, poi lo ricontatteremo ovviamente per avere altri clienti come lui oppure per fargli ricomprare, ma questo è un altro discorso. Facciamo proprio la vendita spot, perfetto. Vendita 1 è andata da Dio. Vendita 2, entra una persona che... già da quando ha firmato comincia a rompere le palle, non rispetta i patti, chiede cose fuori dagli accordi, fuori dal contratto, ribatte in continuo, vuole assistenza tecnica, vuole persone che gli rispondono al telefono, vuole qualcuno che vieni qua per capire la cosa, vuole una figura di supporto, no? Costantemente a fianco, magari non paga nelle date prestabilite, abbiamo pattuito un pagamento dilazionato, magari devo tenere qualcuno o chiamarlo io, ok, occupare il mio tempo per chiamare questa persona o pagare qualcuno che se ne occupi, ok, quindi con il suo slot di tempo, e seguire sta persona, devi pagare, quando paghi, quando fai bonifico X contro Y, ci rendiamo conto che il primo va bene, il secondo probabilmente sono andato in perdita, perché questo non lo consideriamo mai, non consideriamo mai il lavoro del tempo, ok? Perché il nostro tempo è fatturato X, cioè se un dipendente noi lo paghiamo tutto il mese per un tot di cifra, ogni slot di tempo ha un costo che potrei guadagnarci sopra una cifra moltiplicata o potrei perdere perché sta facendo qualcosa che non avevo previsto o che mi porta poco guadagno. Ok, quindi nel momento in cui i nostri collaboratori seguono pessimi clienti, noi stiamo perdendo soldi che potremmo fare o perdendo soldi realmente, perché stiamo spendendo più di quanto quella persona ci ha dato. Quindi quel cliente, ragazzi, è marcio.
è marcio e io ho trovato questa situazione in tutte le dannatissime aziende con cui ho collaborato. Tutte le aziende con cui ho collaborato hanno questo problema, hanno dei clienti marci che portano via più soldi di quelli che portano dentro, ok? E soprattutto ti destabilizzano l'azienda. Se hai dei collaboratori e ci sono dei clienti che stanno danneggiando il morale, l'energia del mio staff, poi quello staff non sarà più in grado di lavorare bene dopo, ok? O magari se ne va perché si è rotto le palle di essere trattato male da pessimi clienti. Quindi che cosa succede? Succede che noi stiamo danneggiando la nostra azienda mantenendola in perdita. Perché ti faccio tutto questo discorso? Io che sono il sarto e dovrei parlare di comunicazione su misura. Perché la comunicazione su misura si basa proprio su capire chi è il miglior cliente che può portarti il maggior fatturato. Cliente su misura. Il cliente è più adatto alla tua situazione. Perché un cliente può essere adatto a me e non adatto a te, o viceversa, non è adatto a te e più adatto a me. Ok, ci sono tante situazioni e ogni situazione, ripeto, è dannatamente diversa rispetto alle altre. Quindi, nel momento in cui tu hai capito quanti slot hai al giorno, settimana, mese e anno, possiamo comprendere come muoverci con una campagna di comunicazione online che porti veramente un aumento dell'utile. Come facciamo? Possiamo farlo capendo che cosa vendere alla persona e cosa associare a quella vendita, cosa vendergli dopo. Ok, sono svariati i clienti su cui lo facciamo, sui libri, sulla cosmesi, sulla vernice, sui servizi. Cioè, nel momento in cui tu hai capito chi è il tuo cliente su misura, puoi rivolgerti a lui perché sai che avrà queste esigenze una dopo l'altra e potrai quindi vendergli il tuo prodotto o servizio in fila rispettando quella che è una scaletta che aumenta il tuo fatturato. Cioè lo stesso cliente può portarti invece che 19, 20, 30 euro, 40 euro, 50, 100, 200, 800, 1000, 5000, 10.000. Non sto scherzando. Cioè lo riesci a immaginare, vero, che sono persone che riescono a spendere di più per una data cosa e altre che spendono di meno. Io per esempio sono un alto spendente per quanto riguarda i gatti. Ridendo e scherzando, sono un gattaro, quindi per i miei gatti sono disposto a pagare tanto. Per i vestiti, per esempio, non me ne frega assolutamente una mazza, ok? Sono fatto così, ho vestiti, auto, cose di questo tipo. Devo andare a un matrimonio che mi hanno invitato a breve, mi sono fatto aiutare per scegliere quello da comprare e non avevo voglia di spendere. Cioè apparirò bene questo cacchio di matrimonio, sarò ben vestito, ma non mi interessava spendere alte cifre, cioè mi dava fastidio l'idea. Quindi sono basso spendente su qualcosa e alto spendente su qualcos'altro. Quindi tu, se vendi vestiti, mi devi sputare via, non mi devi accettare come cliente. Se vendi cose per i gatti, mi devi attirare con tutta la tua forza. Perché? Perché sono alto spendente nel tuo settore. Questa cosa la puoi capire benissimo, puoi applicarla benissimo anche nel tuo settore, nella tua situazione. Altro esempio. Perché ho fatto l'esempio della Bud e della Barilla? Perché mediamente le persone migliori per la tua azienda la pensano tutte nello stesso modo. Ci sono dei valori in cui queste persone credono che le rinchiudono in un insieme, in un modo di parlare, di pensare, di vedere la realtà, di vedere il mondo. Ok? Perché la Bud ha fatto un danno prendendo un influencer transgender come testimonial? Perché i valori dei clienti della Bud Light sono in contrasto con quel tipo di comunicazione. Perché la Barilla, quando ha avuto un'uscita omofoba, ha avuto dei grossi problemi economici? Perché la sua base o è omosessuale o crede che sia una buona cosa che gli omosessuali siano trattati bene, e quindi gli va bene, gli piace l'idea di vedere un testimonial che non è eterosessuale. Ecco, quindi ci sono dei valori che rispecchiano anche il tuo cliente su misura. C'è una persona là fuori disposta a pagarti molto più per le stesse cose che dai a qualcun altro che invece ti sputa addosso. Questo succede in tutti i dannatissimi settori del mercato. E se non te ne rendi conto, se non apri gli occhi, non potrai mai capire neanche chi è sta persona, non potrai mai neanche capire che può succedere. Cioè, io vedo clienti che si lamentano, dicono perché la concorrenza la pagano di più. Ok, sta facendo queste cose la concorrenza, perché tu non le fai? Ma non mi sembra importante questa cosa. Allora, non ti interessa neanche aumentare il tuo fatturato. Dobbiamo cambiare il modo in cui vediamo il mercato, non semplicemente come prodotto o servizio, importantissimo perché è la base, ma è solo l'inizio. Se così non fosse, McDonald's fallirebbe, non sarebbe una grande azienda in ottima salute, no? Con un ottimo fatturato e punti di vendita che spuntano a ogni angolo d'Italia e del mondo. Ok? Perché è la migliore pizza italiana, ma ci fanno i soldi gli americani? Perché loro hanno capito questo concetto. È un concetto valoriale, è un concetto di sistema, è un concetto di schemi, non di semplicemente mi concentro sul prodotto o servizio. Quindi la difficoltà è capire quali valori
ritieni importanti la persona migliore per la tua azienda. E questo va incrociato con quelli che sono i tuoi valori, perché tu non puoi fingere, ok? Tu non puoi fingere essere una persona che non sei. Quindi, se Barilla ha dovuto fingere, ok? E ha abbastanza miliardi da poterlo fare, ok? Perché non è lui che sta a contatto col cliente finale. Lui semplicemente prende un nuovo direttore marketing e dice: guarda, ho capito che il nostro cliente base è omosessuale o pro-omosessuale. Puoi farmi delle campagne di comunicazione online fatte bene, per cortesia? Io intanto mi chiudo la mia torre d'avorio e continuo a prendere i miei soldi. È successo questo, e non è che Barilla ha cambiato idea, probabilmente continua a schifare un certo tipo di persona, ma la sua azienda fa le cose bene e quindi continua a fare i soldi. Visto che tu non puoi scinderti dalla tua azienda, ok, sei una cosa sola, sei un tutt'uno, ok, devi capire questi clienti potenziali in cosa credono, in cosa credi tu, cosa riesci a emettere, che qual è il tuo desiderio, come vedi il mondo. È lì la chiave, nel modo in cui tu vedi il mercato, perché tu hai un modo in cui vedi il mercato, hai un qualcosa che ti dà fastidio là fuori. Magari ti stanno sulle palle le persone, gli agenti immobiliari che truffano la gente e fanno brutte cose pur di prendersi la casa, no? In esclusiva. E tu vorresti dire a queste persone, ai potenziali clienti: ragazzi, quelli vi vogliono inchiappettare, io sono onesto, sono onesto. E allora comunicalo. Magari tu vedi che la gente sta mangiando la merda, ok? Mangia carne che è piena di steroidi, è piena di antibiotici, e tu ne fai una migliore, ne produci una... Dillo, comunicalo, dillo, perché ti fa incazzare questa cosa. E questo succede in ogni settore del donatissimo mercato e del modo in cui lavoriamo noi sarti del web. Quindi, se vuoi capire qual è il valore più giusto per la tua situazione, non per il tuo collega, non per il tuo vicino, non per la tua concorrenza, non per quell'azienda laggiù dall'altra parte del mondo che ha avuto successo, non stare a copiare gli altri. Il mercato non accetta più queste soluzioni. La situazione migliore lo ottieni solo cucendo su misura la tua strategia di comunicazione online, trovando il tuo 1%, quel piccolo segmento che ti differenzia dalla concorrenza, che attira il tuo potenziale cliente, il tuo cliente su misura. E oggi sai che cos'è il cliente su misura? Quell'1% che ti distingue, ti rende attraente e ti riempie le casse di ottimo fatturato. Ok, tutte le cose che abbiamo visto oggi sono un assaggio di come si può giocare coi numeri di un'azienda per aumentare l'utile a parità di lavoro. A parità di lavoro. Rendiamocene conto. E le aziende, no, devono lavorare come dei disperati, farsi un mazzo tanto per degli ingrati che non riescono neanche ad apprezzare davvero il tuo lavoro. Quindi fai tesoro di quello che ti ho detto oggi, e per trovare il tuo 1% vai subito su sartidelweb.it/tutor e prenota una consulenza con uno dei nostri esperti di comunicazione online, che ti aiuterà a trovare il tuo 1%, l'1% che aumenta le tue vendite, aumenta il tuo utile, ok? In maniera sana. E prega di farlo prima che lo faccia la tua concorrenza, perché io ti voglio bene, ok? Ma se tu non agisci, mi chiama la tua concorrenza, noi ti asfaltiamo. Io non ti voglio bene, ma è il mio lavoro dare tutto me stesso e tutte le energie dei miei ragazzi del laboratorio di Sarti del Web per chi ci dà la sua fiducia e ci sceglie come suo fornitore per un'ottima comunicazione online. Quindi dacci dentro, scopri qual è il valore che può aumentare il tuo fatturato e il tuo utile, e ci vediamo alla prossima puntata. Io sono Enrico Cecchini e ho fondato i Sarti del Web, un'agenzia che si occupa di aumentare il fatturato delle aziende grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura. Vuoi leggere qualcosa di più su di noi? Ci trovi sui sartidelweb.it, ma anche sul social che usi più spesso e sui maggiori canali di podcast. Detto questo, ti ringrazio, ti auguro buona giornata, buon lavoro e buona comunicazione online. Ciao!